Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da Pionato. Questo è il 72esimo episodio di Europa Universalis 4 Art of War. Siamo qui col Sacro Romano Impero. Nello scorso episodio ho vassalizzato Bahamanis perché aveva preso praticamente il controllo del trade node qui, quindi a questo punto, essendo un nostro vassallo, contribuirà con le tasse per quanto ci riguarda. Nel Golfo di Aden in questo momento non stiamo proteggendo, quindi probabilmente dovremo mettere un po' di navi a farlo. Allora, splittiamo questa a metà e ne mandiamo un pezzo nel Golfo di Aden, un pezzo a Goa. Quindi Goa adesso in verità non è più un problema, come potete vedere, quindi va bene. Quindi un pezzo nel Golfo di Aden e basta. Se magari riesco a scegliere una cosa. Bene. Quindi appena le navi si riprendono, si porteranno lì. E questa è la mia flotta. Magari a questo punto la porto qua. Ci dovrei avere un altro pezzo di flotta lassù, quindi siamo messi bene. A questo punto avevamo un solo core da fare e possiamo tranquillamente dichiarare guerra al Portogallo e venirci a prendere questa. Io non mi fa... non ho diplomatici, dobbiamo aspettare un attimo. Qualcuno ci sta prendendo problemi con il trading. Questo lo mettiamo a rincorrere i ribelli, diamo una mano ai nostri amici. Kilwa ce l'ha con noi. Allora, dobbiamo aspettare che entrino i claim. Anche Perm può essere un bell'obiettivo. Infatti, sarà la prossima che annetteremo a questo punto. Abbiamo finito praticamente di prendere i core che potevamo, i claim che potevamo. Quindi, appena siamo pronti, vado lì. Attacco Perm. Finita questa guerra. Io vorrei mettere un attimo ad annettere loro. No, lo sto già annettendo. Siamo già pure al 10%. Va benissimo. Quindi attacchiamo tranquillamente Perm. Col caso dell'imperialismo, che cavolo ci pare a noi, tanto ormai è tutto uguale. E attacchiamoli pure. 44 uomini basteranno. Li mandiamo qui. E per quanto riguarda il Portogallo, penso che in questo momento non siano più un problema. Prendiamo queste truppe, le portiamo pure qua. E appena siamo pronti, attaccheremo anche loro. E dovrei continuare a far claim qui sugli ottomani. Vediamo un po' che cosa posso prendere come claim. Sivas, vorrei annetterli. Quindi Perm la stiamo già attaccando. Kazan potremmo attaccare, che non abbiamo più claim che possiamo fare, quindi attacchiamo pure Kazan. Jaunpur, il difensore della fede, non so se verrà. Già altre volte non se ne è fregato del richiamo della sua fede. Quindi vediamo un po' se sono venuti. No, non ne frega niente. Non capisco perché non perdano la cosa di essere difensori della fede. Neppure noi siamo difensori della fede, ma siamo gli unici protestanti. Ok, quindi Kazan è sotto assedio per intero. Questa era Kazan, ve la saluto. Altri claim li potremmo mettere a creare magari sulla Circassia, dopo aver dichiarato guerra al Portogallo a sto punto. Io su Lisbona non posso creare claim, quindi Lisbona la dovrò prendere così a pieno prezzo. Ah, giustamente, perché io non sono confinante, la dovrei dare a loro, ma loro non faranno core. Quindi vabbè, me ne frego. Li attacchiamo. Take capital Lisbona. Vabbè, gliela posso far prendere a nome loro, visto che ne hanno un claim. Qui verranno di nuovo il Giappone. Maledetti. Vabbè, tutti a Lisbona. 152 navi, tutte trade ship, quindi facciamo uscire dal porto le nostre navi. L'altra flotta è arrivata qui, andiamo a trovarli qui a Lisbona. Dov'è la flotta? Eccola qua, la portiamo tutta a Lisbona.
il Marocco addirittura ci fa l'embargo. Brittany in coalizione contro di noi, ma ce ne frega ormai. Ok, tutto sta a prendersi la loro capitale. E chi abbiamo contro che possiamo far pace a parte? Chachapoya, molto importante. Il Giappone di nuovo, mi hanno veramente scocciato. Ma tanto qui io voglio solo Lisbona, e i danni che potevamo fare li abbiamo fatti nelle varie guerre, quindi basta così. Voglio solo Lisbona e continuiamo a fare quanti più claim possibili tutte le altre nazioni qui torno. Ok, sarai, sì, non ho diplomatici. Perm ci prova a salvarsi la vita assediandoci in una nostra provincia. Magari metto un leader lì che non si sa mai. Arriviamo per me. Dai. Boom. Ciao per. Guardali. No, punti. Che manpower tanto. Allora, aspettate un attimo. Andiamoci a recuperare quel territorio. Perché questi con un solo soldato ci hanno preso un territorio. Fieri a casa. E dove vanno adesso? Incredibile. Ma è possibile, scusate, perché continuano a vagare nei nostri territori? Ah, andate a casa. Quindi Perm ha un soldato ancora, eh? Dove l'ha portato? Ah, eccolo lì, eccolo. Vieni qua. Ci fanno gli assedi con un soldato per volta. Kazan è caduta. Bene. Grazie. Fabbrichiamo dei claim tipo Teodoro. Conversioni. Mancano 16 anni. Questa gloriosa campagna ormai si avvia alla fine. Peccato, peccato veramente. Ma tutto deve finire. Qui i Timuridi stanno venendo contro gli Uzbeki a fare un po' di danni, come potete vedere qui sotto. Vediamo se possiamo fare qualche altro claim magari sulla Circassia. Uzek, sì. Bamanis a 103, prendiamo altri 4.000 di manpower, abbiamo quasi 2 milioni di manpower, vedete un po'. Claim. È morto quel soldatino? Sì, sembrerebbe di sì. Sono caduti pure questi. Dai Perm, dai. L'assedio di Lisbona ancora non è finito. Nel frattempo chissà che staranno combinando lì sotto i portoghesi. Ah, io ho pure delle truppe esiliate qua. E ce n'ho altre esiliate qua. Le mettiamo un attimo insieme. Quindi io piglio queste province e ogni volta fanno le guerre contro i nostri contro le nostre nazioni coloniali e ce le fanno riperdere sempre e puntualmente.
ma hanno veramente scocciato questi babbei. Insomma, sto pezzo di terra non si riesce a tenere tutto insieme. La Spagna prova a farci i danni. Per me è caduto tutto, non ho diplomatici, appena ce li avrò per me ci saluta. Militari, disciplina. Sì, 40 punti militari, languono. Ok, un bel leader, questo. Forza ragazzi. Abbiamo preso il claim su Teodoro, full annexation di Perm. E anche Perm è andata. Ok, mettiamo a fare i core subitissimamente. Fortunatamente non costa molto. Gli ottomani in coalizione contro di noi, sfido. Cominciano a sentire puzza di bruciato. Malazia. Io potrei anche annettere loro a sto punto. Cattivi così. Ok. Allora, a sto punto rincorriamo pure questi 47.000 portoghesi. Morti. Riliberiamo queste terre. Ah, è caduta Lisbona, meno male. 25%, siamo contro la Siria qua sotto. Questi che sono? Boh. Nuovi amici. Quasi quasi ci riescono prima di noi, eh. Ok, è caduto un territorio qui inglese. Ok, mettiamoci pure qua e vediamo un po'. Abbiamo delle truppe esiliate ancora. Eccole qua. Andate a casa. Continuano a cadere. La Siria è caduta una provincia, l'altra no. Ho un generale con la potenza d'assedio, sì, questo. Ok, mandiamola ad assediare, magari ci spicciamo. Vedete? Bene. Ma il resto del Portogallo dove diavolo sta, che vorrei capirlo. Questo Portogallo. Va bene. Allora ragazzi, ci abbiamo un bel generale? No, lo facciamo uscire, grande. Forza. Ah, anche questo è Portogallo, giustamente, dimenticavo. Forza, tutti giù.
Siria, Siria, Siria. Aia. Vabbè, ci sono i nostri amici qua. Bravi ragazzi. Ho un altro assedio ancora in porto. Eccolo qua, sono ribelli castigliani. Prussian Brasil ha perso dei territori, anche la Prussian Brasil, a quanto pare. Vabbè, la riconnetteremo. Ah, perso anche il leader lì. Peccato. Ci attaccano. Siamo senza generale. Abbiamo vinto comunque. Becchiamo questi. Ci riattaccano. Ok. La Siria. La Siria al 100%. Ottomani. Quasi al 100%, dai. Ok, questi mettiamo a rincorrere i ribelli. La Galizia è quasi diventata un nostro territorio. Aia. Sono permalosi questi di Perma, a quanto pare. Galizia è nostra. Stiamo prendendo una capitale per un vassallo che non esiste più. Vediamo loro se ce la darebbero in questo momento. Sì. Vediamo se riusciamo a riconnettere questi amici. Sì. 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 No. Vabbè, questo non mi serve. Però questo sì. Faccio un bel danno. No, vabbè, dai. Questo glielo lasciamo. Ciao, Portogallo. Quindi anche il Portogallo è stato schiacciato a calci. Tanto è inutile prendere territori al Secolonio, perché ho visto che io glieli prendo e loro li perdono. Incredibile, ma è così. Ovviamente non so se li perdono con i ribelli, con le guerre, non ne ho idea che cavolo combinano, ma combinano qualcosa. 1808, 13 anni. Abbiamo ancora questo vassallo qua, che sarà annettibile nel 1813. Avremo 8 anni per annetterlo. Speriamo bastino. Altrimenti metteremo un po' il piede sull'acceleratore e tiriamo fuori un po' di policy. Ok, buttiamo giù questi. È dura, eh? Allora, vediamo un po' se possiamo fare altri casus belli. Quali stiamo già facendo? Sulla Crimea. Adesso sì. Con gli ottomani è finita la tregua? Sì, è finita. Quindi magari potrei attaccare gli ottomani, che sono alleati con Alodia, che non so chi siano. Ardalan, che è alleato con Georgia. Ok, quindi magari potrei riattaccare gli ottomani. Forse è il caso ormai di annetterli. Ok.
tirando sempre un sacco di gente dentro. Voi lì. Voi lì. Voi lì. Voi lì. Questi qui. Questi qui. E questi qui. No. Hanno tirato dentro un sacco di gente. Ah, è venuta la Bretagna addirittura. Sì, perché forse è in coalizione contro di noi. Vabbè, ce ne frega. Il problema è che per annetterla adesso dovremmo assediare tutta la Bretagna. Quello è il vero problema. Perché una guerra di coalizione funziona così, purtroppo. Vabbè, non l'annettiamo, ci piglieremo quante più province è possibile. Meno queste europee. E vabbè, se no, anche la Crimea è di nuovo contro di noi, a quanto pare. Le piace venire a prendere le mazzate. Tornate dentro voi. La Galizia aveva fatto 50.000 navi. Come al solito. Vediamo un po' la Bretagna. Quindi la Bretagna è questa. È diventata grande praticamente. Vabbè ragazzi, io chiudo qui anche questo episodio. Mancano solo 12 anni e praticamente, dai, più o meno ci siamo. Stiamo per mettere dentro gli ottomani. Forse a questo punto anche la Crimea si farà il viaggio. Non so se separabile a parte, sì, si può. E la Circassia sarà la prossima. Mi sono dimenticato un'altra volta. Questi signori qua metto a fare il claim sull'altra loro isoletta. Dopodiché le attacchiamo. E come sempre, grazie ragazzi per l'attenzione. Ci vediamo al prossimo episodio.